Ha senso parlare per musei, archivi e biblioteche di free web? In che senso? Free nel senso di gratuito? Perché c'è sempre. Sì, Perché quando noi usiamo l'aggettivo free, purtroppo cadiamo nell'equivoco tipico di un anglofono, per cui free vuol dire sia libero che gratuito, e allora boh, cioè, c'è un po' questa sensazione, questa percezione per cui tutto ciò che è su internet è gratis, no? È ma utile. no, ma in realtà non c'è nulla di gratis. Appunto, però ecco, la percezione è quella, no? Cioè, se tu parli con ragazzi magari molto molto giovani, se tu insomma con il mestiere che fai probabilmente li vedi più di me, sono nati e abituati fin dalla loro giovanissima età ad avere un aggeggio, no? Avere questo aggeggio qua che alla fine ormai non costa più tanto, tutti se lo possono permettere, e con questo accedono a una marea di contenuti che non costano nulla, sono gratis. L'unico costo una volta era la connessione internet, adesso manco quella si paga più perché i giga te li tirano dietro, te li regalano, e quindi e hai anche un potentissimo strumento per fare copie, no? Cioè, questo è un violatore di copyright, nel senso che ha una serie di funzioni pronte all'uso: il tastino condividi, il tastino scarica, il tastino fai una copia, che vanno a toccare, azioni che vanno a toccare squisitamente il campo del diritto d'autore. Però chi ha in mano l'aggeggio non se la pone la questione del diritto d'autore. Quindi è un po' nevrotizzante se ci pensi, no? Da un lato abbiamo una legge che è super conservatrice, cioè cerca di mettere addirittura il copyright su Michelangelo, che copia non l'ha mai visto. Dall'altro abbiamo degli strumenti che costano 80 euro, 70 euro, sono alla portata ormai di tutti, che hanno una serie di funzioni che ti invitano, ti tentano continuamente a violare il copyright. E quindi, boh, questo è un classico, no? Cioè il diritto che si scolla dalla realtà sociale. È un fenomeno che avviene periodicamente su alcuni temi, e quello del digitale, cioè quello del copyright legato al mondo del digitale, è palese sotto gli occhi di tutti ormai da una quindicina d'anni, cioè da quando le tecnologie digitali sono diventate a portata di tutti, da quando internet, come tu dicevi, il web è diventato la patria di tutti. Cioè adesso anche mio padre, che ha 80-81 anni, sta lavorando da remoto, ha imparato a usare il computer, fa quello che deve fare, mia mamma uguale. Cioè ormai è davvero di tutti, e chi davvero si chiede se, cioè, facciamo un sondaggio, non lo so, no? Chi davvero, quando condivide una foto, cioè, tolti noi, tolti gli addetti ai lavori, chi si chiede di chi sono i diritti, se posso usarla, se devo chiedere il permesso, se costa qualcosa riprodurla? Non lo fa nessuno, oggettivamente. Eppure ogni tanto qualcuno, su 100 volte che ti va bene, magari qualche tirata d'orecchie ti arriva, quello che dicevamo prima, no? Su 100 brani che mi carico sul mio canale YouTube, magari 90 non creano problemi, 10, 5, 8, 7 fanno nascere la segnalazione.